Il video è offerto da AutoE. Amici di Pistoia Live, un saluto da Stefano Carlesi, siamo collegati dal Marcello Melani Stadium di Pistoia. Il match di oggi per la settima giornata del girone di ritorno, si affrontano Pistoiese e Voluntas Spoleto. Partiamo dalla formazione ospite che scende in campo con Moggio tra i pali, poi Falchi, Bolletta, Testa, Cavitolo, Guastalvino, Falzone, Monesi, Gesuele, Zagarella e Fabris per la formazione schierata da Daniele Grillini in maglia biancorossa. Ricordiamo che Guastalvino ha disputato 94 presenze in Serie B, soprattutto a Vicenza, poi ha disputato il campionato di C1 fino al 2010, mentre il Gesuele con il numero 9 è un giocatore ex Deruta. E allora passiamo invece alla formazione degli arancioni, che visto lo squalificato Molnar scende in campo con Sambo tra i pali, difesa formata da Giovanelli, Nocentini e Collacchioni sulle fasce. Da una parte Belli, mentre sull'altra fascia troviamo Giordani, centrale invece Buglio e Capitan Gambadori. Il tridente è il classico ed è formato con Toledo con la maglia numero 7, centrale Carletto Bigoni con la maglia numero 9 e dall'altra parte Maurizio Peluso con la maglia numero 11. In panchina per gli arancioni si sistema Michele Coppola, ha dato la squalifica abbastanza assurda per due giornate ai danni di coach Massimo Morge. Allora non c'è tempo da perdere, super spot e poi i tre minuti più importanti di questo match. In pieno centro storico a Pistoia, alimentari Marco e Federica, orario continuato dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato, ampissima gamma di prodotti, compresi cibi per animali e tutti gli articoli per la pulizia e l'igiene. Vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Panchina, lancio a chiamare in causa Peluso, poi la botta di Bigoni. Toledo prova ad accentrarsi, va lui, slalom, Toledo ancora, Toledo, Toledo, Toledo! Ma che gol ha fatto? Rosso Macello Toledo, se li scarta tutti e poi la mette sul palo più lontano, il portiere non può farci niente, è 1-0 per la Pistoiese. Palla verso Toledo, ecco il brasiliano, la mette subito di prima, il controllo di Buglio, prova a farla passare, Bigoni, la girata! Toledo per Buglio, parte Toledo, ecco il pallone per lui, Toledo in qualche maniera, ecco lo difende, due uomini su di lui, Toledo, Toledo, la mette dentro ragazzi, può fare qualsiasi cosa. Ecco la battuta, palla attraverso l'aria, poi prova Giordani, palla alta sulla traversa, il controllo di petto da parte di Peluso, difende il pallone, lo fa passare per Belli, Belli gira il pallone verso Toledo e attenzione perché Buglio prova a rimetterla dentro. Toledo, palla al piede, va a cercare Buglio con questo scavetto, la palla resta lì, Buglio, palla allontanata, Bigoni, non è rete però, che fallo. Attenzione il lancio verso Toledo, non c'era fuori gioco, poi Peluso. Palla per Nocentini, c'è spazio per allargare, Nocentini prova invece il tiro. Da tre quarti c'è Gambadori a riconquistare il pallone, percussione di Gambadori, fa partire il tiro, Gambadori in calcio d'angolo, mamma mia. Peluso prova la gran botta. In Sant'Agostino a Pistoia, Palmucci, le migliori auto, le migliori offerte. Palmucci, via Umberto Mariotti, zona industriale Sant'Agostino a Pistoia, www.palmucci.it.
Peluso ancora allarga verso Toledo, a spazio Toledo, a Toledo, Toledo, la botta, portiere para. Conquistata palla alla Pistoiese, Gambadori al limite dell'area, Gambadori appoggia per Bigoni, Bigoni prova il passaggio filtrante, non riesce, allora Toledo pensa al tiro, si libera, ancora Toledo, va fino in fondo, Toledo mette il pallone dentro, la deviazione. Toledo pensa al tiro, lo prova! Il pallone da Cecchi, parte Bigoni, il pallone per lui, Bigoni, Bigoni, palla alta perché il pallone viene riconquistato dalla retroguardia della formazione ospite. E allora attenzione a questo pallonetto, Toledo va da dentro, allontanata, Cecchi, controllo e gran tiro! Finisce 1-0 per la Pistoiese, 3 punti importantissimi per gli arancioni. Thank you.